Wei wei wei, ma che giornata straordinaria oggi, non credete? Ci vorrebbe un po' di motivazione, quindi. Oggi parleremo di persone straordinarie che sono riuscite a cambiare la loro vita anche senza avere niente. Non bisogna per forza cominciare un'attività con tutti i soldi del mondo. Anche solo la buona volontà e un pizzico di botta di culo possono farvi diventare famosi o ricchi. Beh, che aspettiamo? Cominciamo! Samuel Kulbila. Avete presente quando cerchiamo tutti mille scuse per non fare esercizio o andare in palestra? Tipo, oggi devo fare i compiti o non ho gli strumenti giusti quindi non posso cominciare niente. Beh, vi basterà vedere Samuel Kulbila per capire che a volte non c'è bisogno di inventarsi mille scuse o avere per forza degli strumenti pronti lucidi lucidi. Lui è un bodybuilder particolare. La palestra dove si allena è fatta di scarti. I pesi e le macchine sono state create con tubi e cemento e legno. Ovviamente non c'è tantissima sicurezza, ma non si sono mai verificati incidenti. In 3 anni e mezzo, con il solo impegno e una dieta molto ferrea, Samuel era diventato un culturista da invidia. Ha partecipato alla sua prima gara, dove è arrivato terzo. Oggi è riconosciuto mondialmente per i suoi sforzi e le capacità. Pensate che dopo il primo giorno di palestra non riusciva nemmeno a muoversi e aveva una mezza intenzione di mollare, ma fortunatamente, grazie a un suo amico che lo ha convinto a ritornare, da allora non ha più smesso. Ivo Zdarsky. L'amico Ivo è il presidente di una compagnia chiamata Ivo Prop, che si occupa di componenti di aerei. Ma vabbè, non è questo che lo rende davvero famoso. Prima di fondare nel 1984 la sua azienda, Zdarsky studiava nel suo paese, cioè Cecoslovacchia, dove riusciva a ottenere grandi risultati e grandi scoperte. Il problema è che in quegli anni c'era una situazione di tensione nel paese e quindi sapeva non sarebbe mai riuscito a fondare nulla lì. Così richiese una visa per uscire. Venne rifiutata, perché nel periodo della prima guerra le persone che abitavano nei paesi sovietici non potevano uscire dal loro territorio. Diciamo che i parlamentari russi non volevano che qualcuno avesse contatti con qualche europeo, che fosse italiano, spagnolo o altro. Così Ivo, che ancora stava imparando tutto sull'aviazione, costruì il suo stesso aereo personale, con motore di una macchina e a soli 24 anni. Era riuscito a fuggire da quei territori e raggiungere la Germania, dove richiese asilo politico. Racimolò un po' di soldi vendendo il suo aereo fatto in casa a un museo tedesco per poi andarsene a Los Angeles e aprire finalmente la sua tanto agognata azienda. Cameron Smith. Abbiamo visto tanti DIY nella nostra vita. C'è chi con un calzino riuscirebbe a fare il mondo, ma sicuramente non avrete mai visto un uomo costruire la sua stessa tuta spaziale. Sì, quelle che si usano per andare nello spazio. Cameron M. Smith ha sempre avuto un sogno, andare più in alto possibile nel cielo, non nello spazio ma vicino. Eppure gli hanno sempre detto che sarebbe stato impossibile per lui, specialmente per la sua scarsa vista. Ma a 45 anni ha deciso che questo non doveva fermarlo, così ha creato la prima tuta spaziale fatta in casa. Ok, non era fatta per raggiungere la Luna, ma la stratosfera della Terra. E sappiate che è stata un'impresa davvero tosta creare qualcosa che resistesse alle pressioni alte. La maggior parte delle cose per fare la tuta l'ha comprata online, come la tuta da immersione alla Bioshock o il casco sovietico antecedente alla guerra. Il tutto per un totale di $30,000 e 10 anni. Pensate che ha mandato spesso e volentieri delle lettere agli astronauti della NASA chiedendo consigli su cosa fare e cosa no per avere una tuta perfetta. Il suo obiettivo era andare in alto di almeno 15.000 km e a quelle altezze manca ossigeno, quindi se qualcosa fosse andato storto le cose sarebbero finite malissimo. Invece la tuta ha resistito e tutto è finito bene. Cameron ha finalmente realizzato il suo sogno. Christine Ha. Nel 2012 una ragazza abbastanza inusuale era arrivata allo show americano di cucina chiamato MasterChef, che sicuramente conoscerete. Ha impressionato i giudici sin dal primo momento ed era arrivata con suo marito camminando con l'aiuto di un bastone. Perché? Beh, semplice, perché la ragazza è cieca. Soffriva di una malattia che le aveva fatto perdere a poco la vista. All'età di 20 anni già non ci vedeva più, ha dovuto anche smettere l'università all'improvviso. Così si è chiesta cosa poteva fare per vivere. Beh, la risposta a quanto pare era nella cucina. Per cucinare ovviamente si affidava a tutti gli altri sensi, l'odore, il tocco e anche il suono per capire la quantità giusta da mettere di ogni ingrediente.
Si è dovuta impegnare molto perché non ha mai cucinato in modo professionale e ovviamente non lo ha mai fatto da cieca. E quindi com'è finita la storia alla fine? Beh, Cristina è diventata così la prima partecipante cieca a vincere MasterChef e dopodiché a pubblicare un libro negli Stati Uniti che è diventato un bestseller della cucina. Ah, e giustamente ha aperto anche il suo ristorante. Con la vittoria a MasterChef quasi tutti avevano cominciato a conoscerla. Nel 2013 ha cominciato una serie TV chiamata Four Senses, un vincitore di Top Chef in Canada. La serie ovviamente parlava di cucina, ma la particolarità era che aveva un grandissimo numero di dialoghi che spiegavano passo a passo come fare un piatto, cosa stava succedendo in quel momento in cucina, che ingrediente stava venendo messo e addirittura l'emozione del cuoco e della cuoca in quel momento, e ovviamente gli odori vari. Questo per aiutare tutte le persone nel mondo che non potevano vedere ma comunque volevano diventare degli chef anche loro. Houston Gallego. Houston Gallego Martinez è nato in una famiglia umile, con la voglia di diventare un monaco. Ha speso così nell'età adulta 8 anni in un monastero, ma è tornato indietro a casa a causa di un'epidemia di tubercolosi. Così gli è venuta l'idea geniale di creare un monastero tutto suo. Avendo ereditato qualche cianfrusaglia dai suoi genitori, decise di vendere tutto. Insomma, i ricordi sono per i perdenti. Gli avevano lasciato anche un terreno. Lì decise di costruire il suo piccolo grande posto speciale. Non aveva conoscenze architettoniche o altro e non aveva nemmeno il permesso per costruire qualcosa. Ma essendo nel suo territorio nessuno poteva vietarlo per legge, anche se gli fosse crollato qualcosa addosso. Si svegliava ogni mattina alle 6 e lavorava 10 ore complete. Per un po' ha lavorato da solo, ma dopo qualche giorno alcuni decisero di dargli una mano. Di tanto in tanto visitatori dal paese, altre volte i suoi nipoti. A volte spendeva soldi chiamando qualche esperto giusto per 2 o 3 consigli e il materiale era sempre donato da qualcuno. Praticamente il 90% del materiale non era stato pagato da lui. Niente, alla fine ci sono voluti 15 anni e ora quella cattedrale ha 94 anni ed è ancora in piedi, di tanto in tanto l'uomo continua a tenerla pulita e magari fare piccole aggiustatine qua e là ed è probabile che diventi pure un tesoro nazionale se continua così. Amberly Snyder. Questa donna sale in groppa ai cavalli per passione e lavoro, ma un giorno ha avuto un bruttissimo incidente in macchina, non aveva la cintura allacciata e distraendosi per un secondo ha perso il controllo della macchina, facendo un incidente quasi mortale. È rimasta paralizzata così dalla cintura in giù. Molti si sarebbero sentiti giù e depressi, ma non questa donna. Prima dell'incidente era una campionessa della Barrel Racing, una corsa su cavalli dove bisognava aggirare nel minor tempo possibile 3 barili posti in una zona molto ampia. Ma non voleva assolutamente fosse l'ultima volta che faceva una cosa del genere o l'ultima volta che era una campionessa. Così solo 4 mesi dopo l'incidente si rimise sopra un cavallo, ha praticamente ricominciato tutto da zero, perché molti comandi venivano dati dalle gambe al cavallo, ma ora le cose erano diverse, doveva insegnare all'animale a reagire alle parole e ai gesti delle mani, e sapete com'è finita? È diventata la prima persona diversamente abile a riuscire a stare sopra un cavallo e a partecipare pure delle gare, vincendole per di più. Ad oggi fa anche discorsi motivazionali per tanti altri nella sua situazione, in cui dice spesso di non mollare e mettercela tutta. E prima di continuare con l'ultimo punto, ci fermiamo per la pausa quiz. L'ultima volta vi ho chiesto quale di questi animaletti camminasse sull'acqua. La risposta era Gerridi, chiamati anche Gesù, no scherzo. Mi avete come sempre sorpreso, ma per il prossimo quiz aspettiamo il prossimo video e da adesso in poi metterò il cuore a chi darà la risposta giusta nella prima ora di pubblicazione. Continuiamo, gente! Sheila Hill. Sheila Hill è nata in una zona molto povera di San Francisco e come tanti suoi coetanei è stata costretta a mollare la scuola perché ancora oggi fare scuola nella zona malfamata del paese è veramente impossibile. Così ha pensato non le servisse più studiare o anche solo leggere un semplice libro, ma la sua mente è cambiata quando è diventata madre. Un giorno suo figlio le ha chiesto perché lui fosse costretto ad andare a scuola mentre lei l'ha lasciata senza pensarci. Questo ha fatto riflettere la donna e per insegnare qualcosa al piccolo ha deciso di imparare a studiare e prendere il diploma delle scuole superiori, grazie a un'organizzazione chiamata Five Keys, che dà l'opportunità alle persone della sua età di finire le scuole se non lo hanno mai fatto. Beh, lei oltre ad ottenere l'agognato diploma, oggi lavora per loro, insegnando a quelli più bisognosi e invitando i suoi vicini che per i suoi motivi o altri hanno dovuto mollare scuola.
La cosa più incredibile è che la classe è costruita dentro un autobus, così nessuno deve sentirsi per forza a scuola e si può decidere di scendere e tornare a casa in qualsiasi momento. Shilia ce la mette tutta, ma a tanti non interessa studiare. Così spesso racconta le sue vicende per incoraggiarli e fargli capire che non c'è nulla di male a essere un pochino ignoranti, si può sempre imparare e rimediare. Con questo concludiamo. A volte anche gli ostacoli più grandi possono essere superati semplicemente con impegno e dedizione. E voi avete progetti? Avete voglia adesso di mettercela tutta per realizzare i vostri sogni? Fatemelo sapere nei commenti e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso canale, ma orario diverso come sempre.